Eccomi qua, ecco. Buonasera, si sente, si sente, si sente. Buonasera, grazie, siete tantissimi. Scusate se c'è stata una piccola così all'ingresso. Stasera vi racconto una storia. È una storia che, grazie anche al giornalismo investigativo, al giornalismo di inchiesta, vi fa conoscere, vi farà conoscere come un furto in un posto che doveva essere il più controllato, il più sicuro della capitale, invece quel furto ha cambiato le sorti del paese, le sorti della politica del paese, ma anche della politica giudiziaria dell'Italia. La storia parte dal 1999, l'estate del 1999. Siamo al 16 luglio di quell'anno, c'è caldo a Roma, le temperature quel giorno prevedono molta, molta, molta caloria, però c'è una persona che non fa caso a queste alte temperature, ma pensa a come poter entrare in un cavò. Il cavò della Banca di Roma che sta dentro la città giudiziaria. Per cui immaginate un cavò che è già protetto dalla banca, che a sua volta è protetta da un tribunale, che a sua volta è protetto dalla città giudiziaria. Controlli su controlli, porte blindate, serrature, allarmi su allarmi. Eppure questa persona entra senza sparare un colpo, senza forzare una serratura, senza far esplodere nulla e va diritto, diritto nel cuore di questo scrigno, uno scrigno importante. Perché dentro questo scrigno, questo cavò, che contiene 900 cassette di sicurezza, questo signore, che fino a quel momento non ha mai fatto il ladro, ma il rapinatore, il terrorista, abile nel maneggiare le armi, entra nel cavò e mostra ai suoi cinque complici una lista. Una lista con i numeri delle cassette da aprire. Casualmente, cassette intestate a magistrati e avvocati che in quel momento sono tutti in qualche modo collegati, coinvolti con i più grandi misteri d'Italia. Questo è il furto al cavò. E il furto al cavò parte proprio da una storia che, ed è bello anche mostrarvelo il furto al cavò, perché non si è mai visto. Questo è l'ingresso del furto al cavò e queste foto sono state scattate nell'immediatezza, subito dopo il ritrovamento del cavò aperto, per cui sono foto ancora calde, scattate dalla polizia scientifica, fino adesso mai diffuse, ma nessuno aveva avuto la curiosità di pubblicarle, di andarle a cercare. Abbiamo scavato un po', sono state trovate pubblicamente, perché ormai sono atti pubblici, proprio al Tribunale di Perugia, che ha trattato questo argomento. Vedete, questo qui è il portone aperto, questo è l'anticamera del cavò, questo è il portone aperto del cavò. Come vedete non c'ha nessun segno di effrazione, non, nulla, l'hanno aperto benissimo, è stato aperto come se conoscessero la combinazione, come se avessero le chiavi di questo cavò. E io parto proprio raccontando un fatto particolare, perché ci sono due razze di ladri al mondo, quelli che rubano per arricchirsi e poi ci sono quelli che rubano per dare un senso alla propria vita. E poi ci sono i cassettari. A Roma vengono chiamati così, quelli che sono esperti nell'aprire le cassette di sicurezza. Questa banda è formata da cinque persone più uno. Bene,
La persona principale, che fino a quel momento non ha mai compiuto un furto, è una persona particolare, una persona che in quel momento preciso, in cui si infila nella notte fra il 16 e il 17 luglio del 99, nel cavò, è una persona che un mese prima i giudici della Corte d'Assise di Perugia hanno ricevuto dalla Procura la richiesta di condanna all'ergastolo. È un uomo a piede libero, è sotto processo per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, è coimputato con il senatore Giulio Andreotti, anche per lui viene richiesta la condanna all'ergastolo. Ma non solo, questo uomo dal passato nero, non solo sotto processo per l'omicidio Pecorelli, ma ha un altro processo in corso, sempre in quei giorni, sempre a piede libero, per il depistaggio per la strage della stazione di Bologna. Centinaia di vittime, migliaia di feriti, bambini, uomini, donne. Anche lì, in quel processo, vede coinvolto questa persona. E poi a Milano, davanti al GIP, è sotto processo per un duplice omicidio. È accusato di aver assassinato due diciottenni, due ragazzi, Fausto e Iaio, due ragazzi di sinistra, che si sospetta che questo uomo dal passato nero possa essere arrivato fino a Milano a ucciderli. E poi questo uomo è in attesa di capire se dalla Cassazione come trasformerà l'accusa di associazione mafiosa per la banda della Magliana in altro, per cui dovrà ritornare indietro quel processo per la banda della Magliana, perché anche per la banda della Magliana viene coinvolto, è imputato, è condannato in vari gradi di giudizio, fino alla Cassazione. Ma lì la Cassazione annulla, deve ritornare tutto indietro. Bene, chi è questo uomo? Questo personaggio che si sente così tranquillo e sereno che in una notte si infila dentro il cavò e con una lista in mano di cassette da aprire, poche cassette su 900, fa questo colpo, stando sereno, che nulla possa accadere. Questo signore è questo, se Riccardo ci fa sentire la voce. Senti, ascolta me, io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome, Massimo Carminati, capito? Segnatelo, io sono quello che abita là. Se mi venite a fare il pianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io, capito? Ascolta me, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, guarda che cerca te. Questo è Massimo Carminati, è nei pressi di Vigna Stelluti, è una zona dove lui in questo bar riceve i suoi amici, parla, discute e fa queste telefonate, dove si vanta anche di capire, di far comprendere al proprio interlocutore chi è. È Massimo Carminati. Massimo Carminati viene arrestato per la prima volta nell'81 perché la polizia gli spara contro al Gaggiolo, al confine con la Svizzera, lui sta tentando di fuggire, la polizia è lì perché cerca altri latitanti terroristi, lo scambiano per altri, appena lo vede gli sparano addosso. E poi da lì prende via, c'è un'escalation criminale di Carminati che viene definito un service della malavita organizzata, viene accusato più volte di essere autore di omicidi, di attentati, di stragi, ne esce sempre o quasi sempre bene. Ma qui al cavò c'è una cosa particolare, perché il furto al cavò rappresenta uno spartiacque, perché a Roma, almeno per l'ambiente criminale di Roma, c'è un prima e un dopo, il furto al cavò. Perché il furto al cavò oggi, ricostruendolo, analizzandolo, come i giornalisti sanno fare e devono fare, ti ricostruiscono il potere che Carminati oggi ha. È un potere enorme, è un potere su cui per molte vicende abbiamo visto purtroppo scendere a compromessi
la politica, a volte anche la magistratura, i professionisti, che è il potere del ricatto. Il ricatto su cui si basano tante storie del nostro paese. E qui c'è l'ipotesi che ci possa essere stato un ricatto. Perché cosa accade in quella notte? Quella notte accade una cosa particolare. La banda entra, apre tutto perfettamente, disinnesca gli allarmi e sa come disinserirli, non facendo arrivare alla questura, al centro operativo della Banca di Roma alcun segnale, sanno perfettamente come entrare. Professionisti, 5 persone, ognuno specializzato, chi per il sistema d'allarme, chi per aprire le cassette di sicurezza, chi per aprire i portelloni blindati e poi Carminati, che ottimizzava la cernita, guardava le cassette. Come sappiamo tutto questo? E perché, soprattutto, quando arriva la polizia all'indomani del furto, si rende subito conto che questo è un furto anomalo, un furto diverso dagli altri. Questo è l'ingresso del cavò, la porta blindata aperta, è la prima volta che vedete e vengono mostrate queste immagini. Pubbliche, non c'è niente di segreto, sono immagini pubbliche. Questo è l'ingresso del cavò, vedete questa qui blu era la sirena che stava qui in alto a sinistra, è stata tolta e dentro vedete c'è un po' di roba a terra, diranno chissà che cosa avranno portato via, 900 cassette di sicurezza. Ecco, i primi poliziotti che vedono questa cosa si allarmano. Qui hanno fatto veramente il botto. Chi è stato, gli autori del colpo hanno veramente, si sono sistemati per la vita, pensano qualcuno. E invece la sorpresa. La sorpresa è questa. Entrano, queste sono cassette tutte chiuse. Ne aprono una qui, una qui, una qui, una qui. Com'è possibile? Se tu entri in un cavò, come poi vi farò ascoltare, da uno degli autori del colpo che fa il cassettaro, se tu entri in un cavò, fai una dietro l'altra, le cassette le apri tutte, porti via tutto quello che c'è a disposizione. Non vai a scegliere quella che è più simpatica, o almeno se lo sai che è più simpatica, la apri. Vedete, queste sono tutte chiuse. Vedete, una qui, 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 qui di fronte, vedete? Ne aprono due, tutte le altre sono chiuse. Qui non ne aprono nessuna. Faccio vedere meglio. Vedete? Qui, qui, sono a macchia di leopardo. Un ladro, chi per sfortuna avrà avuto i ladri in casa, lo sa bene. Passano e portano via tutto, fanno razzia di quello che possono trovare, una dietro l'altra. Qui invece no. Qui invece no. Vanno alla ricerca di cassette selezionate. Vedete? Le altre sono tutte chiuse. Ve le faccio vedere ancora, magari non si è capito meglio. E così possiamo comprendere visivamente. Vedete, qui ce n'è una proprio aperta, accanto sono tutte chiuse, poi qui sotto un'altra, poi qui un'altra ancora. E qui ne hanno aperto solo una, poveretta. Una sola. E qui un'altra, una sola, chissà, gli faceva la simpatia quella al centro. Queste sono alcune cose che non servivano, hanno lasciato per terra quello che trova la polizia giudiziaria arrivando lì, trovano anche argenteria, posate, eccetera, cose che un ladro non si lascia scappare. Vedete, robe, lasciano i ferri poi del mestiere, vedete qualche chiave che sono servite. Ed ecco qui, queste sono le cassette che vengono estratte e poi le hanno sistemate una sull'altra, sistemate all'uscita del cavò. Chi ci stava accanto a queste cassette? Ce lo racconta un signore, l'ha raccontato ai magistrati, un signore che ha partecipato al furto. Partecipa al furto, è un signore che chiamano il mostro, ma non è perché è il mostro, perché è brutto fisicamente, perché
è un mostro di bravura nell'aprire le casseforti, nell'aprire le cassette di sicurezza. È il mostro. Il mostro viene subito arrestato dopo qualche mese, la polizia ci arriva, lo individua, lui si vede lì costretto, le cose che ha visto e anche lì dentro dice: mi hanno incastrato. Dice: signor magistrato, io mi hanno chiamato, io dovevo fare un furto, dovevo entrare in un cavò dove c'erano 900 cassette di sicurezza, ho pensato di sistemare me e la mia famiglia per tutta la vita, 900 cassette di sicurezza dentro il Palazzo di Giustizia è un furto, il furto del secolo. Invece no, entro e mi danno una lista scritta a mano con penna rossa dove ci sono dei numeri, mi dicono: queste devi aprire. Allora il magistrato dice: scusi, ma chi le dà questo biglietto? Che lui fa fatica a fare il nome, non lo vuole proprio fare, dice: non voglio parlare di chi mi ha dato il biglietto, però sa di fatto che è un furto anomalo. Io avrei aperto tutto, anzi, che è un'altra cosa che ci fa vedere quanto è anomalo, questo furto avviene nella notte fra il giovedì e il venerdì. Cioè avviene quando l'indomani la banca è ancora aperta. Si poteva fare anche fra il venerdì e il sabato è ancora aperta. Ma il posto, come dice lo stesso cassettaro, il luogo, il giorno più indicato è nel weekend, fra il sabato e la domenica, dove è sicuro che è chiusa la banca. Per cui tu hai a disposizione tutta la notte per aprire tutte le cassette. Cioè no, deve essere fatto quella notte lì. Deve essere fatto quella notte lì perché c'è il pericolo che forse qualcuno dei proprietari delle cassette, forse la cassetta che è proprio interessata a Carminati, va in agenzia, in banca, e può ritirare questo documento che a cui lui teneva tanto. Per cui si fa quella notte, con poche ore a disposizione e prendendo soltanto quelle cassette. Il mostro è sbalordito, dice: dottore, guardi, nei verbali che fa, io mi sbatterei ancora la testa al muro, vado ai pazzi, non riesco a comprendere, mi hanno incastrato. Il problema è che attorno al mostro vengono fuori altri complici di Carminati, viene fuori Gnappa, viene fuori il mago delle vedove, che vedove sta per casseforti, viene fuori il prete, Mollica, Sbirulino, viene fuori il cassiere, viene fuori la talpa anche della banca. Vengono fuori un po' di personaggi, ma chi parla ai magistrati è il mostro, che racconta una serie di cose che dici: ma allora c'è qualcosa che non va, veramente anomalo. Però da lì, dal suo interrogatorio, si capisce bene quanto timore, quanta paura ha il mostro nel raccontare quello che ha visto e quello che può rappresentare il furto. I magistrati scrivono una cosa: Carminati costituisce un elemento di spicco, circondato anche da fama sinistra, il che ben avrebbe potuto contribuire a creare attorno a lui un clima di timore. Il mostro racconta: questo non è un colpo qualsiasi. I magistrati chiedono perché. Facchini, così si chiama il mostro, risponde. Perché chiedono: ma è la banda della Magliana? È qualcuno di loro che è venuto qui dentro, che vuole ricattare qualcuno? E il mostro risponde: visto che tocchiamo la banda della Magliana, io evidentemente la prima domanda che le devo fare è che se lei ha conosciuto Carminati, dice PM. Cioè, l'ha conosciuto Carminati, lei? Cioè, questa domanda mi mette la testa sotto la ghigliottina, risponde il mostro. E il magistrato: non è questione della testa sotto la ghigliottina, lei può decidere di dire quello che vuole, per carità, lo sa, è un suo diritto, può decidere di non rispondere. Io le faccio una domanda precisa, non è generica, banda della Magliana, così. Io sto parlando di una persona che per ventura è inserito, comunque storicamente inserita in quel contesto. La prima domanda appunto è: lei ha conosciuto Massimo Carminati? Se sì, in quale occasione? La domanda successiva, che è naturale, è se per caso questa occasione è stato il furto. La domanda è specifica, signor Facchini.
Il mostro risponde: ho capito. A questa domanda non intendo rispondere. E c'è un motivo particolare per cui lei non intende rispondere a questa domanda, chiede il magistrato. Io questo signore non lo conosco, non lo voglio conoscere. Allora a questo punto interviene il difensore del mostro e chiede al proprio cliente: forse lo ha conosciuto di fama, per sentito dire? Avvocato, ho risposto. Il PM Mario Palazzi, che conduce l'indagine e conduce l'interrogatorio, lo incalza. Non c'è un motivo specifico per cui lei non vuole rispondere a questa domanda? No, io su questo argomento non ho difesa, avvocato, si rivolge all'avvocato. Perché sa, cioè io su questo, cioè lei non mi può difendere, non mi può difendere nessuno su questa domanda. Dottor Palazzi, lei mi sta chiedendo di andare alla ghigliottina. Mi deve spiegare, chiede il dottor Palazzi. Mi spiega questa affermazione, perché la risposta a questa domanda significa, testuali parole, andare alla ghigliottina. Nel senso, conoscendolo o non conoscendolo, ma io non posso fare un'affermazione che lo conosco. Ma io voglio che lei mi dica quello che sa, se vuole rispondere, se non vuole rispondere. E Facchini, io preferirei non rispondere a questa domanda. Ecco, questa è il timore di un signore che si vede incastrato in un fatto, ma ha timore di parlare di Massimo Carminati. Ma quanta paura fa Massimo Carminati? Lo salutiamo così. Questo è Massimo Carminati. L'abbiamo sentito prima. E questo è il documento che alla fine di quell'interrogatorio che vi ho letto prima, in sintesi, viene fatto firmare al mostro. Perché viene mostrata questa foto, dice, lei la conosce? Dice, no, assolutamente. Allora i magistrati si trovano, cioè, lo conoscono, basta dire non lo conosco. Dice, no, non voleva nemmeno dire non lo conosco, ma lo deve togliere davanti. Allora sono costretti, per la prima volta, una delle cose più rare, a fare un verbale e dire, cioè, si dà atto che sottoposta questa foto, l'indagato Facchini, affinché esprima, eccetera, non vuole nemmeno firmare il fatto che non conosce questo signore qui. È la foto segnaletica di Massimo Carminati, che in quel momento viene arrestato per il furto al capo. Anche questo documento è la prima volta che lo mostriamo, ed è, mi piace mostrarvelo a voi qui a Perugia. Ecco, c'è stato un susseguirsi di analisi giornalistiche. Noi facciamo il giornalista, io faccio il giornalista, non faccio il magistrato, non aspiro a tanto. E proprio perché faccio il giornalista ho cercato di mettere quasi sempre in funzione il cervello per analizzare, mettere insieme le cose, cosa che i giornalisti devono fare. Qui ne sentite tante di panel e di discussioni che vi portano proprio ad analizzare, a pensare ognuno con la propria testa, senza lasciando fuori il codice penale, il codice di procedura penale, sono altre cose. A noi interessa il livello sociale, diciamo, a noi interessa la notizia, a noi interessa il giornalismo. Che altro, non sono sentenze, non sono procedimenti penali, sono cose che trasparano e trasudano da quelle parole che diceva il mostro ai magistrati, da quella paura che tu senti e che annusi leggendo quelle frasi. E questa è una dimostrazione, cioè la paura di Carminati, di Facchini per Carminati. Le cose vanno avanti, si arriva a un processo, si arriva al fatto che i magistrati di Perugia vengono coinvolti perché competenti, perché ci sono fra le vittime del Cavò tanti magistrati di Roma, per cui competente è il Tribunale di Perugia. La Procura di Perugia fa le indagini e arrivano a individuare gli autori. Si fanno questi processi, vengono sentiti anche molte vittime, tutte. Vengono sentiti gli avvocati, vengono sentiti i magistrati. E ci sono vittime anche sensibili, perché ci sono quei magistrati che fino a poco tempo prima del furto avevano avuto a che fare con indagini sulla banda della Magliana. Ma ci sono anche personaggi importanti,
che fino a quando l'Espresso non ne ha raccontato poco tempo fa, non si sapeva nemmeno, ad esempio uno per tutti, era chiamato Nembo Kid, Rubamazzo, era Domenico Sica, prefetto, prima magistrato, poi prefetto, poi alto commissario per la lotta alla mafia. Venne preferito lui a Giovanni Falcone per la lotta alla mafia. Era uno che faceva tutte le indagini più importanti che c'era in quel periodo, dalla P2 all'attentato al Papa, alla scomparsa di Emanuela Orlando, alle toghe sporche, la banda della Magliana, terrorismo di destra e di sinistra, tutte. Per poi concludere fino all'alto commissario per la lotta alla mafia, messo lì da prefetto, con grandi poteri. E Domenico Sica, chiamato dai magistrati, dai giudici, conferma. Conferma una cosa importante. Conferma che quella cassetta che gli è stata aperta è una cassetta che lui aveva aperto in banca quando era alto commissario per la lotta alla mafia, e in quella cassetta lui aveva tenuto atti riservati dello Stato, aveva tenuto i fondi riservati del suo ufficio, perché non si fidava del suo ufficio, li teneva lì. Conferma che in quella cassetta i documenti riservati, almeno in passato, ci sono stati. Ma confermano ancora un'altra cosa le vittime che vengono sentite dai magistrati, in particolare gli avvocati. Gli avvocati confermano che quelle cassette di sicurezza, molti avvocati, le hanno aperte perché i propri clienti depositavano lì documenti riservati, documenti che per loro erano riservati, li affidavano all'avvocato e l'avvocato li teneva lì. Poi ci sono stati gli avvocati, alcuni avvocati, alcuni magistrati hanno detto no, la mia cassetta di sicurezza era vuota, non c'era niente. Però fact checking giornalistico si è stato accertato che qualcuno, in particolare avvocato, ex magistrato, non ha detto tutta la verità, nemmeno sulla propria identità. È andato avanti. Per cui ci sono quelli che non dicono tutta la verità e per tabulas si scopre che dice in quel momento il falso, altri che non ricordano, altri che confermano che ci sono i documenti, che sta di fatto che in quelle cassette di sicurezza, che alla fine su 900 ne vengono aperte 147, molte aperte perché vicino all'altra, eccetera, ma la lista era inferiore a quelle 147, ricostruiscono un panorama giudiziario veramente importante, collegato all'omicidio Pasolini, collegato all'omicidio Pecorelli, persone collegate alla strage di Bologna, persone collegate alla banda della Magliana per fatti, per indagini, per storie personali fino a quel momento avute. Ecco, quelle cassette di sicurezza, in ogni cassetta di sicurezza viene fuori un mistero d'Italia, ancora oggi insoluto. Pecorelli ancora oggi non ha un autore, non ha un colpevole. Sulla strage di Bologna ancora altri. Pasolini, altrettanto, tutto si è detto e tutto ancora si racconta. E sulla banda della Magliana è partito in un modo, è ritornato dalla Corte di Cassazione in altro. Ecco, il Cavò rappresenta il vero potere di Massimo Carminati. Ma tutto questo prosegue fino a un certo punto, anche perché comunque lui per questo furto diventerà leggenda anche per la criminalità romana, e non solo che nel famoso 1981 al Gaggiolo gli sparano, va via un occhio, rimane vivo ed è una leggenda per i neri, per gli estremisti di destra, ma rimane e diventa una leggenda quando entra nel Cavò, porta via il contenuto di queste cassette di sicurezza che, attenzione, Facchini, il mostro, prendeva, passava ad altri ed era Carminati che selezionava il contenuto delle cassette, quelle cassette che abbiamo visto in pila lì, messe lì, sistemate. Lui prendeva, vedeva cosa c'era da prendere, metteva in alcuni borsoni, in altro buttava e sistemava le cassette. Era sempre Carminati a ottimizzare la refurtiva. Bene, da quel momento
Carminati, processato, prende 4 anni e mezzo, un furto del genere. È come se fossero entrati a casa vostra 4 anni e mezzo, è una pena che lui ne sconta poco meno della metà in carcere, perché arriva l'indulto, arrivano altri sconti di pena, arriva il fatto che in carcere dicono che si comporta bene, poi esce e ritorna dal re di Roma, nel territorio di Roma, e ritorna addirittura socio occulto di una cooperativa a Roma, dove inizierà, fra virgolette, a lavorare e a essere socio. Ma a dicembre del 2014 succede questo. Riccardo. Ha ricevuto noi in codice. Più spazio a voi, do più spazio a voi. Così. Ecco. Forza, ragazzi. Piano. Non lo vedo. Piano. Guida lui. Okay. Attenzione, signora, vada fuori. Carabinieri, vada fuori. Ferma la macchina. Vedete, questo è il momento dell'arresto di Massimo Carminati, è il primo di dicembre, viene arrestato un po' prima rispetto agli altri suoi complici, viene arrestato in una stradina alla periferia di Roma, viaggiava su questa Smart. E lui in quel momento era molto agitato, lui dice che si aspettava comunque di essere arrestato. Da quel momento Roma scopre, per bocca dei magistrati della Procura di Roma, che esiste Mafia Capitale, o comunque esiste un'indagine su Mafia Capitale. Vedete, abbiamo tutti degli scheletri, e questi può darsi che a volte li abbiamo tenuti anche dentro degli armadi. Se questi però vengono aperti, la paura è quello che qualcuno li scopre e li può rendere pubblici. Carminati fino al dicembre del 2014 su questo ci ha fatto leva, è stato forte, perché contava di stare tranquillo, di stare sereno nella sua Sacrofano, la residenza che aveva scelto, una villa enorme con piscina, vasto appezzamento di terreno dove faceva circolare i suoi cani, vicino c'erano i cavalli, una villa che non è intestata a lui, perché lui in tutti questi anni poi dichiarerà soltanto poche migliaia di euro di reddito, e non si aspettava fino a quel momento di essere arrestato con un'accusa pesante, associazione mafiosa, perché i magistrati lo indicano come il capo di una organizzazione criminale organizzata, il capo di una nuova mafia autoctona, che appunto chiamano per in gergo mafia capitale. C'è un processo, lui inizia in questo processo ad ascoltare, non ha mai risposto, non ha mai parlato né tantomeno con i giornalisti né tantomeno con i magistrati, ha sempre ascoltato, non ha mai voluto interloquire con nessuno, ma a un certo punto Carminati va fuori di testa. A un certo punto, durante il dibattimento, leggendo i giornali, va fuori di testa, perché qualche cosa si innesca, qualche cosa dentro il suo cervello fa tilt, ed ecco che per la prima volta chiede di parlare in aula e fa una dichiarazione spontanea. Ascoltiamola. A questo punto chiede la parola a Carminati per rendere spontanee dichiarazioni. Prego, possiamo... Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Dunque, ieri, come al solito, l'Espresso mi ha onorato della sua attenzione con la prima pagina.
e voglio spiegare pure per quale motivo intervengo, insomma. Praticamente sulla prima pagina c'è scritto ricatta alla Repubblica, no? Ricatta alla Repubblica, proprio alla Repubblica italiana, diciamo, a causa della lista che io avrei di documenti che avrei preso al cavò di Piazzale Clodio nel furto. Allora, ovviamente non è questo, diciamo, la cosa che mi interessa di più. La cosa che mi interessa di più è che, diciamo, la stessa tesi l'ha portata al maresciallo di Gangi quando è venuto qua, che è figura apicale del reparto anticrimine che ha condotto questa indagine, e ha più o meno detto le stesse cose che ieri riportava l'Espresso. Ovviamente, se Carminati corrompe i giudici, aggiusta i processi, se un domani questo processo non fosse nel gradimento del settimanale dell'Espresso, probabilmente avrei corrotto anche i giudici e avrei in qualche maniera condotto qualcosa di illecito nell'ambito di questo processo, Presidente. Io vorrei difendermi solo dalle cose che sono nel processo, purtroppo non lo posso fare. È una cosa che per me è abbastanza importante questa. Io non lo dico perché credo che il Tribunale non abbia capito questa cosa, il Tribunale la capisce benissimo, la capisce molto meglio di me, però voglio che rimanga scritto che io penso che le cose stanno andando così. Le cose che stanno succedendo fuori da questo processo sono altrettanto importanti da quelle che succedono dentro questo processo. Credo di aver finito, insomma. Ecco, e vorrei anche essere sicuro, vorrei essere anche sicuro che il maggiore di Gangi, quando ha giurato che non c'erano processi in corso su questa cosa, io sono il più interessato che ci sia un processo per corruzione in atti giudiziari su queste cose che dice il giornalista qua dell'Espresso. Mi farebbe molto piacere che ci fosse una volta per tutte un processo che controlla tutti i miei processi precedenti al furto al cavò e successivi al furto al cavò, perché ieri pomeriggio lo stesso giornalista che ha scritto l'articolo è andato su Rete 1 da Giletti a dire che il processo Pecorelli è stato praticamente aggiustato, e dovrebbe essere anche interesse dei giudici che hanno fatto questi processi difendersi da accuse di questo tipo. Mi sembra che tutti qui stanno zitti e l'unico scemo forse sono io, cioè, ma io, che io sono il più scemo è sicuro, Presidente. Comunque, ecco, volevo che rimanesse scritta questa cosa. Buongiorno. Buongiorno. Penso che sia chiaro. Avete ascoltato tutti. Lui esce per la prima volta e fa questa dichiarazione, una dichiarazione precisa, perché prima di farvi ascoltare adesso un'altra sua dichiarazione che segue questa, che è ancora molto più precisa, perché da quel momento Carminati parte in quarta, scopriamo che negli atti giudiziari depositati, pubblici, in questo processo, gli audio pubblici in questo processo, lui prende di mira i giornalisti. Lui ha una mira, un obiettivo per i giornalisti. Non è quella di Pecorelli per cui è stato assolto, anche quello era un giornalista. Ma lui prende di mira i giornalisti. Lui sui giornalisti e sul modo di fare informazione ogni giorno parla con i suoi complici e fa le differenze. Buoni e cattivi, ma dice anche ai suoi complici come comportarsi con i giornalisti, cosa fare quando non si agisce manualmente, agisce con le querele temerarie, con le citazioni temerarie, così, diciamo, li facciamo spaventare, così li teniamo sulla graticola. Ecco, sui giornalisti lui ha un tarlo, ha un obiettivo fisso, ma il furto al cavò lo ha fatto sballare. E dopo questa cosa, ecco che ritorna in aula. Ascoltate bene il tono di Carminati, ascoltate bene le parole che dice, perché bisogna memorizzarle e stare fare attenzione a quello che dice al tribunale, perché questa è un'udienza pubblica ed è un'udienza davanti al tribunale di Roma. Prego. Mia disponibilità economica, tutti girano intorno a questa cosa, Presidente, è ovvio qual è la disponibilità economica che ho dal 2002, insomma, io non è che adesso, se c'erano tutti questi dubbi sul fatto che io avessi partecipato al furto al cavò, potevano dirlo prima, così mi assolvevano invece di condannarmi, Presidente, invece sono stato condannato, è vero, c'erano molti documenti forse, però fra un documento e l'altro ho preso pure qualche soldo, insomma. Non so se... Ora, se questo processo e se questa dichiarazione fosse stata fatta in un tribunale di Reggio Calabria, di Palermo, di Catania, ecco,
il messaggio del boss a chi? Ma è fatta a Roma, la fa Carminati. Che messaggio è? È un messaggio? Molti si chiedono, altri addirittura dicono no, ma non lo dice nemmeno documenti. Però è importante questa cosa, ma anche come lo dice. Perché dopo che tu hai aperto e parli del cavò e fai le dichiarazioni, poi ci ritorni qualche settimana dopo e fa questa dichiarazione, è vero, c'erano molti documenti, e fra un documento e l'altro ho preso pure qualche soldo. Allora, o tu stai chiamando a raccolta qualcuno che ti ha dimenticato in carcere al 41 bis, o tu stai dicendo qualcosa di preciso a chi è fuori, a chi forse nel 99 ti ha chiesto di entrare in quel cavò, di aprire quelle cassette di sicurezza. A qualcuno stai parlando, perché per la prima volta ammette di essere coinvolto e di essere entrato nel cavò, e per la prima volta, dopo che sui giornali è stato scritto dei documenti riservati e di chi erano le vittime di quelle cassette, ecco, per la prima volta parla di documenti. I giornali ne raccontano, ne scriviamo, però forse qualche cosa è andata storta, forse qualcuno ha recepito il messaggio. Perché? Perché lui poi in questi giorni ha voluto fare dichiarazioni spontanee nel suo processo, e a parte, vi tralascio la prima parte perché era un esame della difesa, che come tutti, diciamo, quando siamo difesi concordiamo con i propri difensori cosa dobbiamo dire, quando la parola passa invece ai pubblici ministeri il tono cambia, le cose cambiano. Ecco, il procuratore aggiunto Paolo Ielo, lo vedete in questa foto, fa delle semplicissime domande a Carminati. Ascoltiamolo. In una delle sue dichiarazioni spontanee con riferimento alla... non me la ricordo. Con riferimento alla... furto al cavò, del quale non le chiedo nulla per intenderci, però lei ha detto: guardate che io quando ho fatto il furto al cavò ho trovato anche dei soldini. Sarei molto curioso se lei mi spiegasse cos'altro ha trovato oltre ai soldini. Allora, ma non è questa la domanda. Aspetta, non è questa la domanda. La domanda è: quanto ha portato via di soldi? Che lei mi faccia una domanda in base a una dichiarazione di questo tipo. Allora, sto giocando su questa cosa. Le sto facendo la domanda sulla base di quello che lei ha detto. Dico, lei al cavò ha detto lei. L'ha detto lei. No, però, allora scusi, lei giocava, parlava con quattro amici al bar, fa l'ironia qui. Stiamo facendo almeno qui una cosa seria, la pregherei di dire delle cose serie qui. Io dico che le diceva anche prima, ma ne parliamo dopo questo. Adesso io le chiedo: quanti soldi ha portato via dal cavò del tribunale? Se li ha portati. C'è una domanda in esame su questo. C'è una domanda, al di là del fatto che c'è a fare le opposizioni. Mi avete chiesto fino a quando è stato detenuto per il furto al cavò. Il tema è: quanti soldi lei ha portato via dal furto al cavò? Siccome si fonda su dichiarazioni spontanee che lui ha fatto. Va bene. Su questa non domanda. Sono lei è in controesame. Io sono rispettoso delle dinamiche, io mi metto a prezzo. Nessun documento dal cavò, sono stati sottratti solo soldi, nessun documento è stato sottratto. Mi viene un'altra leggenda metropolitana. Un'altra leggenda metropolitana. Ma non può parlare adesso, Carminati. Non può parlare adesso. Perché ha parlato il pubblico ministero, il suo difensore ha fatto un'opposizione, il tribunale deve decidere. Presidente, adesso sta Presidente, in silenzio. Mi scusi. Presidente, mi scusi, non Massimo sento deve... bene. No, io adesso non deve tacere. Deve tacere. Vedete, il pubblico ministero dice: non voglio sapere dei documenti, ma quanti soldi ha portato via? Non risponde. E qui dice una cosa diversa da quello che aveva detto in precedenza. Non c'erano documenti. E poi non risponde a questa domanda. Carminati qui capisce di essere entrato in un vortice dove forse fa fatica a uscire. È storia di questi giorni. Ma non è solo di questi giorni, è storia degli ultimi 18 anni del nostro paese.
Qui si gioca la storia, il percorso politico-giudiziario del nostro Paese. Il potere di Carminati arriva al cuore dello Stato. Paolo Ielo fa un'altra domanda a seguire. Ascoltate bene cosa dice, ricordando quello che aveva detto in precedenza Carminati. Prego. Quale aveva detto in altra udienza di aver trovato un po' di soldini e anche dei documenti nel corso del furto al Cavò. Ecco, io sono interessato a quanti soldini ha portato via dal Cavò. Posso rispondere? Prego. Allora, per quanto riguarda la dichiarazione spontanea che ho fatto quella volta, pensavo si fosse colta l'ironia, visto che tutti facevano, anche i carabinieri facevano i vaghi sul fatto Carminati com'è che c'ha sta disponibilità. Ho fatto una battuta dicendo, visto che si continuava a parlare di questi fantomatici documenti mai trovati nel Cavò, mai sottratti nel Cavò, mai portati via, cioè avete tutti i coimputati che avrebbero fatto quel lavoro, che sono stati condannati, andategli a chiedere se ci sono mai stati i documenti. Chi va dentro un posto del genere va a rubare danaro e preziosi, quindi dentro il Cavò non ci sono mai stati documenti. Per quanto riguarda i soldi che io dovrei aver preso al Cavò, perché io, voi mi avete accusato, voi mi avete condannato, la battuta era proprio sul fatto che c'erano dei dubbi, visto che voi mi condannate per il furto al Cavò, sarete convinti che io sono andato al Cavò e ho preso qualche soldo, ecco perché ho fatto quella battuta. Allora, avete capito tutto, quella di prima era una battuta. Abbiamo riso tutti, infatti. Ora, lui si accorge qui di essere entrato in un vicolo cieco. Dice che non ci sono documenti e dice una cosa vera, sacrosanta, che io sottoscrivo perché ve l'ho detta all'inizio. Uno che entra nel Cavò, uno a uno li fa tutte le cassette, le apre tutte, perché entra, se è un ladro, se è un cassettaro, come diceva il mostro, io mi faccio tutte le cassette, non me ne faccio in base a una lista. Ecco, ci sono delle contraddizioni. Capisce di essere entrato in un loop o capisce di fare retromarcia perché a qualcuno il messaggio che è mandato in precedenza è arrivato e forse sta sortendo i propri effetti. L'ultima minima parte di questo esame. Sentiamolo. Lei vuole dirmi quanti soldi ha portato via dal Cavò o non me lo vuole dire? Non rispondo a queste domande. Non le rispondo. È un suo diritto, guardi, non glielo contesto. Perfetto, nessuno glielo contesta. Lui non dice i soldini che ha portato via, fra l'altro non dice nemmeno, anzi, dice di essere entrato in società in una cooperativa con Salvatore Buzzi e di non aver messo alcun capitale, tranne che dei giri. Comunque, problemi che si vedrà il Tribunale, non sono affari nostri. Noi andiamo alla lista. Ma Carminati ci fa capire veramente chi è in questo processo. E un'altra chicca che ci dà dei giorni scorsi, che ci fa restare veramente allibiti, perché quello che mostra è un fatto veramente che si può procedere anche penalmente, ma ci dà una luce. Vedete, se mi date la foto qui del prossimo video che vedremo, vi faccio notare. Allora, questo è Salvatore Buzzi, a sinistra in basso, a destra c'è Carminati che sta seguendo le parole di Buzzi. In alto a destra c'è un altro personaggio che si chiama Brugia, che è un compare fidatissimo da più di 30 anni, da 40 anni di Massimo Carminati, per questo sta detenuto. Massimo Carminati, rispetto a tutti gli altri, è un detenuto accusato di associazione mafiosa, ma rispetto a tutti gli altri è un detenuto sottoposto al 41 bis. È un detenuto che, il 41 bis significa che non puoi parlare, comunicare con gli altri, sei isolato e non puoi trasmettere, proprio perché sei 41 bis, nessun messaggio, nessuna chiacchiera, nessun biglietto alle altre persone, né tantomeno ai tuoi coimputati. Ma guardate che cosa accade
con il mezzo della videoconferenza, perché questi sono i monitor dentro il quale loro guardano per seguire il processo che è qui in alto a sinistra. Prego. Ecco, Buzzi sta finendo di parlare, Carminati è molto attento e qui in alto e qui in basso a destra, finisce, approva quello che dice Buzzi, torna, va a guardare sul monitor, si accorge che Brugia sta tornando lì, ecco l'incitamento, la cosa, il segnale, tieniti forte, stai tranquillo, vinciamo. Cosa che al 41 bis non dovrebbero mai accadere, perché sono al 41 bis, da un segnale forte di speranza, un segnale di riconoscimento, avete capito bene tutti, al suo coimputato, quello con il quale non dovrebbero parlarsi, non dovrebbero comunicare. Lo fanno in aperta udienza, questo è quello che accade. È quello che accade in questo processo, dove i giudici tentano in tutti i modi di tenere a bada la situazione, questo è quello che accade. Ma per spiegarmi meglio e per ritornare un attimo a quella che era la vicenda iniziale della paura del mostro per Carminati, io vi voglio fare sentire una cosa, che è questa, che è un atto pubblico che per la prima volta viene fatta sentire, ma che ti dà il senso e il carattere di questa persona per risolvere un problema. E guardate fino a dove arriva Massimo Carminati, prego. Che si 27 settimana scorsa, che fa? Voi che ha preso 27, ma io gli faccio crollare. Gli metto una bomba, lo sai che gli faccio crollare, poi gli faccio passa a me. Gli metto una bomba a casa, forse non la capito. Io sono chiamato. Lo sai che poco, mi metto pure dall'altra parte della strada a vederla. Ma forse l'ha capito che sì, lo sai che gli faccio? Lo sai che gli faccio? Gli vivi stasera la pignolata. E vi ragazzini a Pinnellare, tanto stanno tutti e due al barretto, sai che li faccio? Ma non mandi i ragazzini in intenzione, li faccio fare stasera, li mangio a casa così, come zamponi, capito? Li faccio fare proprio, capito? Tutti che c'è fa, si mangia a pasta, si mangia. Grazie. Questo è un audio originale, un audio vero. Questo è quello che fa. Gli mando i ragazzini lì, gli faccio prendere i suoi ragazzini. Questo è Carminati. Allora... A Roma si disputa ancora, è una brava persona, non è una brava persona. Io ascolto queste cose, le persone che fanno i furti insieme a lui ne hanno paura, timore, timore reverenziale. Ancora oggi a Roma c'è timore reverenziale per Carminati. Può essere assolto, condannato, fate come volete. Io faccio il giornalista e faccio un'analisi delle cose che accadono nel territorio e analizzo anche questa intercettazione, che è un'intercettazione ambientale, che avviene in uno studio professionale, che per risolvere un suo problema lui cosa fa? Lui, a parte mettere la bomba a casa di questa persona, non solo, gli fa prendere i ragazzini, gli mando lì i ragazzini di zona, gli faccio prendere i ragazzini. Ragazzi, queste cose le ho sentite per tanto tempo, le sento ancora oggi in Calabria, in Sicilia, purtroppo, dove la mafia... La criminalità organizzata ancora oggi è forte, ma c'è la gente che reagisce. Oggi a Roma non c'è ancora una persona che sta accanto a questi magistrati che sostengono questo processo, che è un processo in cui è imputato Massimo Carminati. Lo ripeto, può essere assolto, condannato, a me non interessa, a me interessa quello che è il territorio. Per questo ho scelto di scrivere questo libro, che è La Lista, che questo libro, che è La Lista, che vi racconta e vi racconto quello che fino adesso in sintesi ho cercato di fare, ma che racconta soprattutto il potere di Massimo Carminati, un potere visto da un giornalista, da una persona normale che studia le carte. E vorrei che la gente, ai giornalisti, continuasse a dare fiducia, perché i giornalisti seri e bravi, a Roma, come nel resto d'Italia, ce ne sono tanti. E ci sono anche quei piccoli giornalisti di provincia che per fare e per raccontare queste storie subiscono ancora oggi minacce e intimidazioni. A loro dico grazie e grazie anche a tutti voi.